lui, allora, chissà quello che sta succedendo, rende tutto più epico. Ricordo un concerto epico di Laura Pausini sotto la pioggia, speriamo che non succeda questa sera. Allora, oggi è arrivato dallo spazio, non so da dove arriverà adesso, però è arrivato il momento di... Dovrebbe partire un video adesso. Dalla regia dovrebbe partire un video. Dai, fategli un applauso, sono dei ragazzi molto molto giovani quest'anno. Quello prima, ragazzi, ce n'è un altro prima di questi video. È un po' buio là sotto, non vi abbiamo messo una luce. È un video che si chiama Dieghito. Allora facciamo così, signore e signori, e adesso arriva Dieghito. Eccolo che c'è! Eccolo che c'è! Ma lui dov'è? Diego! Non voleva partire questo video. Abbiamo fatto lo scambio di microfoni. No, però non abbiamo parlato. Però sento profumo di alcol, quindi l'hanno disinfettato questo. Esatto, esatto. Benissimo, sono tranquillo. Esatto. Ciao! Dieghito! Ciao a tutti. Ciao, grazie, grazie. Abbiamo sbagliato video. Sì, lo so, ma non importa, dai, guarda che bello che sono in versione... Ti piace con questi, quel coriandolo? Sì, con questi lì c'era scritto 20 anni, ma sono diventati 22 nel frattempo. Un po' avete già svelato di cosa parliamo adesso, eh? Sì, perché un po' sei visto là, però ti chiederei, secondo me è una delle cose più forti che hai fatto in questi due, più 20 anni di Radio Alba. Vero, in questi 22 anni è stata una bellissima esperienza. Voglio invitare un'amica per parlare di questo, una docente che ha organizzato questo evento di scuola in onda, quindi Anna Nervo al Radio Alba Festival. E nel frattempo, se volete lanciare il video di quello che è successo in questi mesi, quello di prima, ragazzi, benvenuta. Tanto vediamo le immagini, eccolo qua. È il grazie più grande va agli insegnanti per il loro inesauribile entusiasmo. Eccoli qua, allora abbiamo delle immagini, adesso parte. Scuola in onda, con Tatto Stabilito. Ogni giorno, da lunedì a venerdì, alle 14.15 e alle 16.15, in diretta su Radio Alba. Scuola in onda, da voce alle scuole del territorio, con la partecipazione degli insegnanti senza la necessità di una connessione ad internet. E subito dopo, le richieste musicali degli ascoltatori, da dedicare alla scuola, alla classe, ai compagni, ai docenti. Scuola in onda, in diretta da lunedì a venerdì su Radio Alba e in podcast su www.radioalba.it. Solo alcuni dei grandi insegnanti, la scuola è veramente forte, gli insegnanti sono veramente forti, sono un bene fondamentale per la scuola. Allora, com'è stata questa esperienza bellissima di Scuola in Onda? Allora, il video già dice molto, diciamo che è stata bellissima soprattutto per gli insegnanti, ma spero anche tanto per i ragazzini, i bambini che hanno seguito tutti i giorni questa... È vero, perché abbiamo messo in contatto attraverso la nostra radio, il mezzo radiofonico, le famiglie, gli studenti a casa e proprio voi, insegnanti. Tante le scuole coinvolte in questo progetto. Erano tutte e sei le scuole di Alba e Bra, quindi sei istituti comprensivi, più di 40 insegnanti hanno partecipato tutti i giorni. È vero, è stato bellissimo. Con il supporto di Dieghito, che è stato due fantastico. Appuntamenti ogni pomeriggio, sì. Il primo è riservato ai più grandicelli delle primarie e poi i più piccolini della scuola dell'infanzia intorno alle 16.15 e poi tanto affetto tantissimo dimostrato dalle famiglie anche dai bambini. Sì, è stata un'esperienza bella che io dico non vorrei ripetere,
proprio perché vorrebbe dire che siamo tornati tutti quanti a scuola in modo normale. Però, che noi ce lo auguriamo per quanto riguarda la scuola. Assolutamente sì, però rimane comunque un'esperienza importante questa e bella. E poi formativa. Però, sì, si può pensare magari ad una... Tu vuoi fare scuola in onda parte seconda, sì. Vedremo, vedremo. Anche con la scuola bella. Grazie, sì, grazie ad Anna Nervo. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie adesso siamo Ghito. Pronti per il premio di Ghito Time, vero? Allora ti chiedo di venire più qua perché intanto i loro tecnici devono preparare una cosa. Ti lascio questo, perché io devo aprire la busta. Sì. È vero, Ghito Time. Cosa posto? Ti è caduto loro? No, no, è un pizzino questo, è un messaggio segreto. Allora, io so che tanti premi sono stati scelti direttamente da voi. Io vi ho fatto ascoltare gli artisti che sono passati in radio e questi in realtà sei tu che li hai fatti conoscere a me. Quindi... Guarda, con grande emozione che premiamo questa sera, per di più con il premio che porta il mio nome, possiamo dirlo? The winner is... Alla Nomade! Premio di Ghito Time 2020! Invitiamo Alla Nomade sul palcoscenico! Allora, sono tantissimi, c'è un assembramento, ma hanno la mascherina! Dobbiamo stare distanti! Ciao, ciao a tutti! Ciao! Siamo in regola? Siamo in regola, sì! Quale devo dare il microfono? Il mio? Tuo, tanto lui è la mascherina, sì, okay. Tanto lui è la mascherina, con Roberto, vai. No, perché poi mi infetta. E allora, ma ce l'abbiamo un terzo microfono, ce l'abbiamo, è vero, che ce inizio? L'abbiamo. No, scusa. No, così sono tranquillo. Quindi tu puoi toglierti la mascherina, dai, vogliamo essere a norma, fantastico. Quindi... Roberto siamo... Napoli! Ciao a tutti! Alle regole, sì. Ciao. Sono proprio Diego. Contento di Anch'io sono contento. Ti vorrei abbracciare, ma non ti abbraccio. Dai, un abbraccio virtuale. Facciamo, non lo so, non possiamo abbracciarci. Ma quanto deve durare questa cosa? Speriamo poco. Dai, speriamo di sì. Bellissima niente. Questa canzone sottofondo, è il titolo. Il mondo di domani. Il mondo di domani. E come sarà il mondo di domani, Roberto? Speriamo migliore di quello di oggi. Questa è una canzone che ho scritto durante il lockdown. Quindi quando tutti eravamo a casa con le nostre famiglie. È un po' una canzone di protesta dove appunto nel testo si parla di una richiesta di serietà anche da parte di chi ci governa, no, nel senso che ovviamente facciamo un bel messaggio di quella denuncia. Ma no, vabbè, ma no, non è dai, no, deve essere un messaggio della denuncia. Semplicemente chiediamo che ci dicano la verità di come stanno le cose, semplicemente quello, perché un giorno dicono una cosa, un giorno ne dicono un'altra, poi ci confondono. Robby, metti di nuovo la mascherina, è meglio. Perché? Di non dire queste cose. No, vabbè, ti do il premio simbolico. Ok, grazie. Ma in realtà tutto il mio affetto. Lo so. Tutto il mio amore, ma anche per loro, eh. Dai, presenta. Ti dico solo che una delle volte che voi siete stati in radio da lui, mi ha detto, mi hanno fatto ascoltare il loro singolo insieme e abbiamo pianto tutti insieme. Quindi ma è sotto stata, questa corazza è stata una giornata drammatica. Sì, c'è un cuore. Lo so. Grazie Diego e grazie. Dai, prima ricordiamo i nomi. Presenta i nomi di tutti. Allora, Maurizio alle tastiere. Marco Frunotto alla chitarra solista, Giacomo Vergesi alla batteria, Carmelo La Certosa al basso. E io grazie. La voce. Ciao, grazie Radio Alba, grazie a voi. Sì. Grazie. Per di qua. Grazie. Allora, grazie Diego. Ci vediamo dopo. Ciao. Ogni anno un abito più strano dell'altro.